Come pensa, Presidente, dopo 2 anni di promesse, annunci, comunicati stampa, che possiamo ancora credere a ciò che è venuto a raccontarci oggi? È tutto sotto controllo, va tutto bene, tutto andrà per il meglio, dateci fiducia. Vede, Presidente, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo il vizio di non pendere dalle sue labbra, come ha capito, e di non credere ciecamente ai suoi annunci. Lei è venuto a pretendere qui oggi il solito assegno in bianco. Un assegno che le chiede ad un consiglio regionale che a suo parere non si può permettere un'opinione diversa dalla sua e che sempre, secondo lei, non è in grado di esprimere critiche e giudizi. Ci sottovaluta, come sempre. Invece oggi noi dimostriamo non solo che sul Giubileo abbiamo un'opinione diversa dalla sua, ma che possiamo ottenere migliori risultati con meno della metà dei suoi soldi. Il Giubileo per lei e per questa giunta potrebbe essere una grande occasione. Un'occasione per dimostrare di saper governare, programmando, pianificando, gestendo un grande evento per portare ai cittadini romani investimenti e innovazione. Oppure il Giubileo può essere un'occasione per continuare a mungere la mucca e regalare appalti utili agli amici. Sull'emergenza si fanno grossi affari. Da tutti gli elementi che abbiamo, più che Giubileo della Misericordia, per il Partito Democratico questo è un Giubileo degli appalti. Ricchissimi appalti. Servirebbero oltre 400 milioni di euro solo per tamponare le urgenze di Roma e del Lazio. Dai trasporti alla sanità. Parliamo per la Regione Lazio di investimenti per circa 90 milioni di euro, dei quali 19 come stanziamento diretto. Tanti bei soldoni. E infatti a Roma la prima, e dico la prima, gara per il Giubileo è stata truccata e ci sono stati già 3 arresti per corruzione. Nemmeno il tempo di apparecchiare la tavola, che già gli imprenditori e i politici si mettono in tasca i soldi del Giubileo. Cantone ha confermato che i controlli sono più complicati di quelli dell'Expo sul Giubileo. E la parola chiave per il business miliardario è la procedura d'urgenza, quella che secondo l'articolo 57 del codice degli appalti consente di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Noi e lei sappiamo benissimo che per il Giubileo era inutile spendere milioni di euro per appalti ingiustificati, come l'acquisto delle famose 100 ambulanze, che oggi sono diventate 89. Se lei va per una volta in un qualsiasi pronto soccorso del Lazio, senza stringere mani qua e là, senza fare sorrisi ai fotografi, scoprirà che stazionano ferme di fronte ad ogni pronto soccorso, stabilmente dalle 3 alle 7-8 ambulanze. Con le sue 100, adesso il problema sarà di dove parcheggiare tutte queste altre. Quindi, vede, il problema non è acquistare ambulanze, ma riorganizzare tutta la rete di emergenza. Oppure un altro caso da manuale. Mentre avremo migliaia e migliaia di pellegrini in Piazza San Pietro, lei costruisce 38 nuove piazzole, specifiche per il Giubileo, per far atterrare gli elicotteri, delle quali 8 sul Gra. Quindi, se un pellegrino sta male, o lei fa atterrare l'elicottero direttamente sul tetto della Basilica di San Pietro, oppure lo trasporta personalmente, magari con la sua auto blu, fino al raccordo, dove un elicottero potrà prelevarlo in urgenza. Ha senso tutto questo? È forse una grande farsa. Con colli di bottiglie evidentissimi presso il pronto soccorso, anche per fronteggiare le normali esigenze di assistenza, lei crea ulteriori danni, dimostrando di non aver capito minimamente come risolvere il problema. Non sono le 100 ambulanze che risolvono l'emergenza, Presidente. Oppure pensa di risolvere tutto con l'elisoccorso, altro enorme danno erariale per la Regione Lazio, del quale lei nemmeno se n'è accorto. Noi invece avevamo denunciato mesi fa in quest'Aula questo problema. Oppure la balla delle 1.200 assunzioni per il Giubileo, le aveva annunciate 1.200, ce lo ricordiamo molto bene. E considerando che 600 saranno comunque, resteranno figure precarie, e dividendo fra le diverse AS laziali, lei ci ha svenduto un potenziamento di 10, e diciamo 10, persone in più per tutto il Giubileo in ogni presidio ospedaliero. Quali sono quindi i numeri veri? Sono quelli dichiarati o quelli che poi calcoliamo? Ma sono questi i suggerimenti che le danno dalla cabina di regia della sanità? Forse c'è una domanda un po' più grande da fare. D'Amato, infatti, nel giugno 2015 raccontava i 3,2 milioni di euro destinati a tutte le strutture ospedaliere del Lazio per affrontare il Giubileo. A quali strutture sono arrivati i fondi? A quelle che hanno realmente bisogno di investimenti o, come al solito, i soldi arrivano dove il politico, il primario di turno, fa più da calamita di risorse economiche? E non penso solo a Monterotondo, ma anche a altre strutture. E fra parentesi, lo sa naturalmente che i lavori sono in ritardo, vero? Lei ha già assicurato che invece è tutto in ordine, tutto sarà rispetterà i tempi. E siccome se ne parlerà molto poco sui giornali, non si preoccupi, sarà il Movimento 5 Stelle a controllare per lei che i lavori saranno effettuati in tempo. E le anticipo già che avremo un bel déjà vu con le sue casette della salute. Se le ricorda, ne aveva promesse 48 entro il 2014. Fino ad oggi ne ha inaugurate, crediamo, solo 8 o 9. E nemmeno queste 8 funzionano. Stessa cosa sono i pronto soccorso ripitturati giusto in tempo per il Giubileo.
La chiave per la sanità durante il Giubileo è realizzare una rete di assistenza modulare, flessibile e capillarizzata, che abbia l'obiettivo di evitare il ricorso al sistema delle emergenze e delle prestazioni ospedaliere. Vede, non ci voleva un curriculum da direttore generale per capirlo. Prevenzione, era questa la parola chiave. Per il Movimento 5 Stelle questo sarà il Giubileo dell'onestà, della trasparenza, della sicurezza e della legalità. Noi possiamo dimostrare, ed abbiamo già pubblicato un nostro studio approfondito, che potevamo sfruttare questo evento per rilanciare la sanità pubblica senza specularci sopra come al solito, efficientando le strutture esistenti e senza regalare appalti ovunque. Il segreto quindi è quantificare le risorse, lavorare seriamente sul taglio delle inefficienze e investire sull'assistenza sanitaria territoriale in stretta relazione al bisogno sanitario, riducendo le diseguaglianze di salute e il mancato accesso ai servizi sanitari, soprattutto fuori Roma. Le province soffriranno da questo Giubileo, non saranno aiutate. Ora è il Movimento 5 Stelle a accusare il PD di essere populista. Assumiamo qui, inauguriamo là. Questo è quello che dite ai giornali. E poi scopriamo che dietro i comunicati stampa c'è poco o nulla. Per il Giubileo voi proponete soluzioni per tamponare un'emergenza che vi siete inventati, soluzioni a brevissimo termine che non considerano reale fabbisogno sanitario. In questo modo producete spese assolutamente ingiustificate per i soliti vantaggi clientelari e politici e per coltivare il vostro bacino elettorale. Noi proponiamo invece soluzioni che recuperino le strutture che avete depotenziato o chiuso, puntando specializzazioni vere che ridano senso a tutte le province e fermino la mobilità passiva verso Roma o le altre regioni che invece voi promuovete. In questi anni, purtroppo, a causa delle vostre politiche di governance sanitaria errata, nelle zone centrali della città non esiste più un numero adeguato di strutture ospedaliere e di pronto soccorso. Abbiamo già detto che rispetto al 2000 nei Lazio ci sono 3.000 posti di letto in meno, 3.800 unità di personale in meno e due ospedali in meno, che sono il San Giacomo e il Forlanini. Il Movimento 5 Stelle ha elaborato uno studio. Partendo dai dati del Giubileo 2000, possiamo calcolare la domanda aggiuntiva grazie a indici epidemiologici, grazie a algoritmi di simulazione dell'impatto sull'attuale rete ospedaliera sanitaria e grazie all'analisi delle criticità della rete di emergenza che abbiamo effettuato all'interno di un tavolo di lavoro regionale nel febbraio 2015, quindi ben prima del Giubileo, quando è stato dichiarato il Giubileo. Un tavolo molto partecipato da associazioni e sindacati. Quindi siamo in grado di stimare perfettamente il fabbisogno sanitario e in base a quello razionalizzare il piano sanitario regionale per il Giubileo. Questo è stato il vostro errore. Non siete stati in grado di farlo, lo dimostrano le scelte inopportune e superficiali che avete preso finora. Non è infatti investendo strutturalmente in riqualificazione dei presidi ospedalieri, acquistando 109 ambulanze, che si potrà risolvere il problema dei colli di bottiglia, delle liste d'attesa e dell'accessibilità ai servizi. Ecco il vostro errore. Si valuta in pratica circa 40.000 accessi in più ai PS e ai DEA, ovvero circa 2% in più degli accessi a livello complessivo, i quali ammontano circa 2 milioni di accessi. Il sistema sanitario regionale quindi è in grado già di supportare il carico dei pellegrini che arriveranno per il Giubileo, perché un 2% un sistema riesce a supportarlo. Come mai non lo dite? Come mai non raccontate la verità sui numeri veri dell'accesso? Ripeto che un incremento di solo 2% non rappresenta una criticità tale da giustificare ristrutturazioni onerose. L'assistenza di base quindi dovrà essere dimensionata su una domanda media sanitaria aggiuntiva stimata di circa 190 visite mediche ambulatoriali al giorno. Infatti l'idea del Movimento 5 Stelle è questa: creare dei punti fissi di assistenza localizzata che dovranno essere ubicati in tutti quei luoghi di prossimità della maggiore affluenza ricettiva. Potrebbero essere programmati circa 10 postazioni ambulatorio fisse, cioè ambulatori medico-infermieristici aperti 24 ore su 24. Già questo coprirebbe questo 2% di aumento di accessi. E poi punti mobili di assistenza localizzata, posizionati temporaneamente nei luoghi di maggiore affluenza dotati di un medico e di un infermiere. Capite, così possiamo non solo programmare, ma anche anticipare la richiesta di domanda sanitaria. I grandi eventi determineranno un'ulteriore domanda aggiuntiva, questo lo sappiamo, ma con il piano Giubileo 5 Stelle abbiamo affrontato e risolto. Ma lo sapete che nel Giubileo del 2000, durante la chiusura delle Porte Sante, ci sono stati fra 200.000 persone solo 15 malori e soltanto uno di questi è risultato grave. Quindi i numeri quali sono? I numeri veri smontano completamente la vostra finta emergenza e il vostro business di appalti in urgenza. Semplicemente non servono. La chiave del Giubileo 5 Stelle è che noi partiamo dalla prevenzione, con lo scopo di prevenire il processo di cura e quindi ricorso in urgenza all'assistenza sanitaria. Questo non avete considerato. Noi individuiamo le caratteristiche demografiche e sociosanitarie dei pellegrini in arrivo in modo da intraprendere azioni preventive con il paese di origine. Questa è una variabile importantissima per non incorrere successivamente in criticità e costi. Infopoint Salute, apriamo postazioni informative collocate all'interno delle strutture ricettive.
un'educazione a un uso appropriato delle risorse sanitarie, anche questo non l'avete previsto, per alleggerire le reti di assistenza, non aumentare gli accessi. Quindi la chiave è l'organizzazione con più efficienza e costi enormemente più bassi. Concludendo, abbiamo previsto ALS per ASL gli accessi e il tipo di richiesta di assistenza. Abbiamo calcolato il reale numero di investimenti previsti, sia in termini di professioni sanitarie, sia in termini di organizzazione logistica. Abbiamo efficientato il modello sanitario puntando sull'efficacia di tutto il sistema, una migliore organizzazione delle risorse e sulla modularità degli eventi giubilari. Abbiamo ristrutturato l'accesso alle reti di emergenza in modo da svuotare i pronti soccorso dagli accessi inappropriati che rappresentano il 75%. Questa è la chiave. Abbiamo sfruttato l'occasione del giubileo per ottenere tutti questi risultati che dureranno ben oltre il periodo del giubileo, in modo da rafforzare enormemente la sanità pubblica laziale. Abbiamo dimostrato, insomma, di poter usare meno della metà dei soldi che avete stanziato voi per il giubileo, con migliori risultati. Abbiamo dimostrato a voi e a tutti i cittadini che governiamo meglio.